penso intanto, vedo molto favorevolmente il fatto che sia aperta una discussione nel paese sul funzionamento del mercato del lavoro, sulla necessità di mettere in piedi dei servizi Anche verso perché del le lavoro è l'elemento centrale, ecco, sui servizi per le persone in difficoltà e quindi questo lo considero è una riflessione generale se il modello di welfare e di sistema di mercato del lavoro attuale è diciamo, adatto a risolvere il problema della nostra società. Qui c'è una risposta che è iniziata, di cui credo di non aver negato i limiti anche grossi, che vedo anche nell'attuazione, però credo che sia comunque, valuto l'aspetto, vedo l'aspetto mezzo pieno, cioè il fatto che comunque si metta al centro della discussione questo argomento. questa tematica. Come concludiamo questo Ah, discorso? concludiamo dicendo che i tempi sono stati molto ravvicinati, tutto quello che era stato promesso che si sarebbe fatto è stato fatto. È ancora una situazione in divenire per quanto riguarda tanti aspetti, il fatto che l'ideatore, quello che ha messo in pratica, cioè ha creato questo sistema di sostegno per le fasce più deboli, è diventato presidente dell'INPS, quindi l'INPS è quella che poi gestirà tutta questa questione e quindi ci sarà, noi vedremo una trasformazione anche dell'INPS. L'indicazione è di farla entro il 31 marzo, chi ne ha diritto ovviamente, perché così si può accedere immediatamente alla prestazione. Però Ecco. poi dopo Si può, certo, perché io posso entrare nelle condizioni entrare oppure uscirne, quindi uscirne. ovviamente diciamo, il gioco è sempre aperto. Ecco. A livello di battuta, Dico sì, tanto per ritornare sempre sui navigator o esperti, come li vogliamo chiamare. Io se fossi un navigator, dovendo trovare 150 posti di lavoro, perché fatto grosso modo i conti, ogni navigator dovrebbe trovare 150 posti di lavoro a tempo indeterminato, se ho capito bene. Il primo che mi piace me lo prendo per me, poi qualcosa succederà. È chiaro, l'ho detto in tutte le salse, io penso che questo sia uno strumento che viene utilizzato solo a fini elettoralistici per prendere in giro i cittadini e questo purtroppo è evidente, è emerso chiaramente anche dal dibattito questa sera. Non è questo lo strumento, a mio avviso, che deve essere utilizzato per creare posti di lavoro, tantomeno per aiutare le persone che hanno bisogno che devono essere aiutate, anche perché fra 18 mesi queste persone che apparentemente gli stiamo dando questo aiuto, fra 18 mesi si troveranno nella stessa condizione di prima. Ah, e aspetti, sempre che il governo duri.